Schmidt è sicuramente un bravo entomologo, nonché grande ricercatore. Farsi pungere da qualcosa come 70 imenotteri non è sicuramente una cosa semplice, ma soprattutto piacevole. Lui però è riuscito nell'intento e ha stilato una classifica dei dolori provocati da queste punture, secondo il suo punto di vista, ovviamente. Per voi su questo canale le 10 punture più dolorose del mondo a 6 zampe, racchiuse nell'indice del dolore di Schmidt. Proseguiremo dal dolore meno intenso a quello più forte. 1. Api del sudore. Indice di dolore 1.0. Con questo nome Schmidt si riferisce alla famiglia degli Alictidi, apoidei dai colori sgargianti, attirati dai sali del sudore. Schmidt descrive la puntura come un dolore lieve, effimero, quasi fruttato, come se una scintilla avesse bruciacchiato un singolo pelo sul vostro braccio. Meglio di avere il sudore negli occhi, dopo tutto. 2. Formica del fuoco. Indice di dolore 1.2. Il genere Solenopsis, formica medio-piccola americana, famosa per le sue zattere, e la cui puntura viene paragonata al dolore provocato da un cerino sulla pelle. Schmidt dice: affilato, improvviso, moderatamente allarmante. Come passare su un tappeto ruvido mentre si cerca l'interruttore della luce. Ancora dolori sopportabili, si può fare di meglio. 3. Formica di acacia dalle corna di toro. Indice di dolore 1.8. Con questo nome si intende Pseudomyrmex ferruginea, una formica che ha instaurato una simbiosi mutualistica con Acacia cornigera. La formica difende la pianta da insetti fitofagi, mentre l'acacia dà alla formica un posto dove abitare e anche il cibo. Schmidt, illuminaci. Un raro e penetrante dolore, come se qualcuno ci avesse sparato una graffetta nella guancia. Io penso con una pistola ad aria compressa. Il dolore sta aumentando e comincio a provare pena per quest'uomo. 4. Calabrone bianco. Indice di dolore 2.0. Dolichovespula maculata, una vespa americana bianconera che, come il nostro calabrone, fa nidi di cartone e li difende a spada tratta, o meglio a pungiglione tratto. Ricco, vigoroso, leggermente scricchiolante, come avere la mano schiacciata in una porta girevole, come la puntura del nostro calabrone. Io non l'ho mai provata, per fortuna, però chi l'ha provata nel viso la descrive come un pugno in faccia. 5. Yellow Jacket. Vespa europea, indice di dolore 2.0. In realtà con Yellow Jacket ci si riferisce ai generi Dolichovespula e Vespula. L'indice di dolore è lo stesso del calabrone bianco, che in realtà non è un calabrone, però viene data una descrizione diversa. Caldo e fumante, quasi irriverente. Immaginate di avere un sigaro spento sulla lingua. Questa descrizione ha delle sfumature diverse. Mi sembra di capire che Schmidt non fa riferimento solo al dolore, ma anche al modo di pungere di questi insetti. 6. Ape e calabrone europei. Indice di dolore 2.0. Arriviamo ad Apis mellifera e Vespa crabro, sempre con lo stesso indice di dolore. Preda e predatore sono stati riuniti allo stesso livello. Il destino e Schmidt hanno uno strano senso dello humor, come la testa di un fiammifero che si stacca e brucia sul tuo braccio. Per l'ape sono abbastanza d'accordo, per il calabrone devo dissentire. Mi sa che mi toccherà provarlo sulla mia pelle. Oppure dovrò semplicemente fidarmi di certi amici che l'hanno provato. Schmidt, per fortuna, non è un amico. 7. Formica raccoglitrice rossa. Indice di dolore 3.0. L'indice di dolore aumenta di un punto intero. Pogonomyrmex barbatus è una formica raccoglitrice americana ed è molto utile per disseminare vari semi di molte piante diverse. Sentiamo che dice Smith. Sfacciata e inesorabile. Qualcuno sta usando un trapano per scavare la tua unghia incarnita. Ognuno può capire che non è il caso di avere un'unghia incarnita se si è di fronte a questa formica. 8. Vespa della carta. Indice di dolore 3.0. Come diavolo fai a mettermi le polistes sopra il calabrone come dolore? Capisco sempre meno quest'uomo. Sentiamo che dice. Caustico e bruciante, dal chiaro retrogusto amaro. Come versare un becker di acido cloridrico su un taglio fatto con la carta. Sono sempre più convinto che Schmidt sia un poeta piuttosto che un entomologo.
9. Falco tarantola. Indice di dolore 4.0. Siamo in cima alla piramide del dolore e troviamo il genere Pepsis, una vespa tropicale che ama parassitizzare dei grossi ragni tropicali. Col suo pungiglione di 7 mm va a pungere un ragno e in questo modo lo paralizza per portarlo in un rifugio dove depone il suo uovo, e l'uovo e la larva che nascerà poi farà il suo corso. Insomma, capite cosa farà? Accecante, feroce e scandalosamente elettrico. Un phon acceso è stato lanciato nella vostra vasca. Non sapevo che ste vespe avessero il pollice opponibile. 10. Formica proiettile. Indice di dolore 4.0+. E ritorna la formica che i Netmen scacciavano con molta leggerezza dalla spalla. Paraponera clavata ha provato anche le carni del dottor Schmidt, che di tutta risposta ha esclamato: puro, intenso, brillante dolore! Come camminare sulle braccia ardenti con un chiodo arrugginito rovente conficcato nel tallone. Il dolore di un colpo di pistola? Non lo so. E spero proprio di non saperlo mai, sinceramente. Comunque mi pare un gran bel dolore. Con questa ricerca Schmidt ha inoltre scoperto che quando gli imenotteri sociali pungono emettono dei feromoni che attirano altre compagne dicendo: ehi compagna, vieni anche tu a bucherellare lo stronzo. E che più la specie è aggressiva, più dolorosa è la puntura. E se lo dice Schmidt non posso obiettare. E queste erano le 10 punture più dolorose del mondo degli insetti. Schmidt ne ha provate tante su se stesso. E non era allergico a nessuna di queste, per fortuna. O sfortunatamente. Se il video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione, mi raccomando. E io vi voglio sempre più verdi. Puro, intenso, brillante dolore!